Ben ritrovati amici di Campeche 95, come potete notare siamo di nuovo in armeria dal mio carissimo amico Fabrizio, che ci mette a disposizione oggi una serie di armi subcompatte, quindi armi corte, adatte per il porto da difesa personale occulto, da recensire. Iniziamo subito con il nostro primo video, con questa Para Ordnance High Cap modello AUG 9. Facciamo vedere che l'arma è scarica, e anche il caricatore, e la maneggiamo in sicurezza. Ve la metto dal lato sinistro così si riesce a vedere meglio. Allora, per chi non conoscesse la ditta Para Ordnance, la Para Ordnance è una ditta armiera fondata nel 1985 in Canada, che basò sin da subito la sua produzione industriale su impostazioni di pistole corte, riprendendo la piattaforma della Colt 1911. Nel 2009 la ditta si spostò negli Stati Uniti, più precisamente nel North Carolina, e prese il nome di Para USA, Para USA. La ICAP è stata prodotta a partire dal 2005 e, a quanto pare da come si legge nel web, la produzione sembrerebbe essere terminata nel 2010. Possiamo benissimo notare dalla canna con la strombatura finale, che utilizza il classico sistema meccanico a chiusura geometrica di tipo Colt Browning, in quanto riprende comunque il design sia meccanico che estetico della 1911 e quindi con sé anche il sistema meccanico stesso. Il fusto è in lega di alluminio, la canna ovviamente è in acciaio inossidabile, mentre le guancette sono nell'onnipresente polimero di colore nero, ovviamente. Il calibro è il 9x19, dove è permesso in Italia naturalmente il 9x21 IMI, e abbiamo il caricatore, facciamo vedere qui, che ha la capacità di 12 colpi. Per quanto riguarda le dimensioni dell'arma, abbiamo una canna che misura 3 pollici, quindi siamo sui 7,62 cm circa, per una lunghezza totale di arma di 6 pollici e mezzo, un'altezza di 4 pollici e mezzo e un peso di 680 grammi. Vi faccio notare, andiamo a chiuderla, che la pistola ha un funzionamento a sola singola azione, come proprio la 1911 da cui deriva. Quindi in questo caso, abbattendo il colpo, con il cane abbassato, la pistola non sparerà, proprio perché non funziona in azione mista ma solo in singola azione. Vi faccio notare anche l'onnipresente sicura dorsale nella parte sinistra del fusto, ripresa ovviamente dal classico design della 1911. Vi faccio vedere anche le mire, riferimento ai dot bianchi, sia per quanto riguarda la tacca di mira che per il mirino. È una pistola che negli Stati Uniti arriva a costare nell'usato sui $500-600, controllando in vari siti nuova viene intorno agli $800-900 al massimo, mentre in Italia qui può arrivare anche a sfiorare i 1000 euro. Ed è tutta qui. Facciamo vedere anche dal lato sinistro. Ha un suo peso, perché comunque ha caricatore scarico inserito nell'arma, come abbiamo detto prima, è intorno ai 680 grammi e non è, diciamo, la pistola più leggera da porto occulto che esista nel mercato. Bene ragazzi, io spero che questa nuova breve recensione concisa vi sia piaciuta. Vi saluto al prossimo video.